Paola Cardullo, che titolo gli diamo? Scusate l'anticipo, scusate il ritardo. Non lo so, forse scusate il ritardo, però non è colpa mia. I tuoi mondiali sono stati o molto belli o molto faticosi per cercare di arrivare all'ultimo momento. Che ricordo hai, a parte del trionfo di Berlino? Beh, sicuramente il trionfo di Berlino è stato quello più bello in assoluto. Gli altri due sono ricordi comunque di rincorsa, perché arrivavo sempre da altri infortuni e arrivavo un pochino in ritardo anche le altre volte, però come sempre io ci metto il mio 100%, poi insomma si vede. Tu diciamo che sei virgolette l'ultima arrivata, perché è stato quasi casuale il tuo rientro in squadra dopo che ti avevano visto allenarti insieme a Carolina e a Eleonora. Che cosa hai provato quando ti hanno detto ma ti va di provare a giocare il mondiale? Ma è stato un po' tutto per caso, nel senso che comunque sia all'inizio era ti va di venire un pochino ad allenarti con noi a darci una mano, e quindi la mia reazione è stata assolutamente sì, perché lontana dai campi comunque 5 mesi per me era tantissimo. Oltretutto avevo finito la parte riabilitativa in palestra, quindi mi mancava poi effettivamente di tornare in campo. Quindi l'ho presa più che altro come anche occasione per me stessa per testarmi fisicamente. Poi nel giro di una settimana più o meno credo è successo tutto una cosa dietro l'altra e dai, quasi non me ne sono neanche resa conto, mi sono ritrovata molto felicemente qua. Ammetto che comunque essere qui adesso è, non lo so, è un sogno nella quale forse non speravo più.